Un evento nell'evento ieri a Manduria. È stata ufficialmente inaugurata Masseria Lireni, da qualche anno di proprietà della famiglia di Bruno Vespa, il noto conduttore di Rai 1, che ha colto l'occasione per presentare Terre Giunte, il vino d'Italia, un blend tra i due vini nazionali più blasonati, l'Amarone e il Primitivo di Manduria. Per me, per noi, per la mia famiglia, oggi è una giornata molto importante da un punto di vista personale, imprenditoriale, emotivo e devo dire anche proprio importante da italiani. Insomma, quando io mi sono messo in questa avventura pugliese non pensavo che saremmo arrivati a fare quello che abbiamo fatto e tante altre cose che, se Dio vuole, vorremmo ancora fare. C'è stata molta passione, abbiamo superato insieme tante difficoltà, e però insomma noi siamo ottimisti e pensiamo che l'Italia deve andare avanti sfidando. Noi abbiamo delle grandi occasioni e soprattutto le abbiamo adesso e spero che i soldi che ci stanno arrivando vengano spesi bene. L'Italia deve riconquistare il mondo, deve riconquistarlo con le sue intelligenze, deve riconquistarlo con un'organizzazione politica e burocratica migliore, ha la forza per farlo. Io parlo da piccolo vignaiolo, noi facciamo i vini più buoni del mondo, ma i francesi sanno venderli meglio di noi. Noi dobbiamo imparare a venderli meglio dei francesi. Masseria Lireni è una perla incastonata nelle campagne di Manduria tra vigneti e macchia mediterranea. Un passato ricco di storia e per anni luogo d'arte. L'ex convento risalente al 500 ora di proprietà della famiglia Vespa oggi ha un futuro ambizioso. Beh, questa è una masseria del 500 che in 500 anni ha avuto soltanto 5 proprietari e noi veniamo dall'ultimo che l'ha tenuta per 150 anni, insomma. E speriamo che la mia famiglia la tenga ben oltre la mia e anche la prossima generazione. È una testimonianza di quanto crediamo nella Puglia, di quanto sia bella la Puglia. E una signora stasera ha detto: ho risentito qui il profumo della macchia mediterranea che in Sardegna, che io amo, le dice, non si sente più. E quindi questo è un ulteriore orgoglio perché l'abbiamo ripristinata noi, la macchia mediterranea. È stato il vescovo di Oria, Monsignor Vincenzo Pisanello, accompagnato da Don Franco Di Noi, parroco della chiesa matrice di Manduria, a impartire la benedizione per questa nuova attività imprenditoriale che valorizza la Puglia. E moltissimi auguri. Ma l'amore dei Vespa per Manduria e il suo territorio nasce grazie all'altra passione legata al primitivo, oggi componente al 50% di Terre Giunte, insieme all'Amarone di produzione Masi dell'alleato veneto Sandro Boscaini. Avere qui il presidente della regione del Veneto e della regione Puglia che vengono a battezzare insieme un vino che si chiama Terre d'Italia, che quindi ha l'ambizione di rappresentare tutta la nazione, partendo da due grandi regioni adriatiche, una del nord e una del sud. Beh, insomma, una soddisfazione molto forte. Io fino all'ultimo voglio dire che non ci credessi perché Emiliano è qui di casa e Zaia, insomma, siamo in campagna elettorale, è venuto da lontano, aveva preso un impegno l'anno scorso a Cortina, l'ha mantenuto e sono molto contento. L'Italia ha bisogno di unità, dobbiamo smetterla di litigare, di parlare male gli uni degli altri, abbiamo bisogno di unità. L'Italia è troppo piccola, bisogna guardare sempre il mappamondo, bisogna fare la fatica di trovarla e pensare che noi possiamo dividerci è proprio una sciocchezza. Due progetti che la legano anche a Manduria. Assolutamente, beh, insomma, tutto questo è nato qui, una cittadina deliziosa che ha bisogno anche di essere conosciuta più di quanto già non lo sia. E poi il mare è un passo, la campagna è qui. Il vino d'Italia, ci ho pensato un po' e poi dico: ma vuoi vedere che ha ancora una volta ragione Bruno? Perché? Perché ci sono quanti vini qui? Diciamo più di 500 denominazioni, tantissimi vini, ottimi vini, nessuno che porta il nome della terra che è la terra di Enotria, cioè il vino per eccellenza d'Italia, il vino che sposa il nord col sud, che sposa tradizioni, genti, vitigni, modi di fare, modi di apprezzare, eccetera. Un momento di sintesi ci è sembrato, è sembrato a me. E immagino che a maggior ragione è sembrato a Bruno Vespa, che ne è stato l'ideatore, un'idea grandiosa di dire: esiste una sintesi anche nel vino.
un rosso esplosivo, frutto di un innovativo concetto culturale curato dai massimi enologi a livello internazionale, Riccardo Cotarella e Andrea Dalcin, che hanno estratto dai due vini gli elementi qualitativi, creando un nettare che sintetizza le caratteristiche del vino rosso made in Italy, semplificando le operazioni di marketing all'estero. Unire due regioni così diverse, Mediterranea, la Puglia e subalpina, il Veneto, con due caratteristiche di terreno e di clima completamente diversi, non era tutto scontato. La nostra paura, per modo di dire, logicamente la preoccupazione, è che non si sposassero e quindi nelle sensazioni organolettiche sentire un po' di Veneto, un po' di Puglia. In effetti, come tutte le cose, appena abbiamo fatto questa unione, questo matrimonio, scalciava il vino, si sentiva che voleva esplodere, voleva andare in più direzioni. E poi, come un puro sangue, man mano che si evolve nella bottiglia, non è più Puglia, non è più Veneto, è Italia. Questo è il grande risultato di questo vino. Questo è un progetto, ripeto, altamente passionale, con grande attenzione alla qualità, che ci ha portato a capire anche meglio quali sono i territori, che caratteristiche hanno i territori da cui abbiamo prodotto le uve. Tanti gli amici che hanno preso parte alla serata, volti noti e rappresentanti istituzionali. Abbiamo fatto l'andata su Cortina con Bruno Vespa, e quindi questo vino, ricordiamo che c'è anche dell'Amarone, quindi del vino Veneto, terre giunte, perché comunque c'è anche il primitivo della famiglia Vespa, e qui siamo con Federico Vespa, e direi che è positivo, noi ci siamo. Non è una miscela di vini, diciamolo, è un blend. Blend è una roba seria, non è che uno mischia due bottiglie, fa due bottiglie e fa un bottiglione, e magari qualcuno lo può vedere così. È un vino di altissima qualità e peraltro veramente io ne consiglio la degustazione, perché penso che i tre bicchieri o 5 stelle o quello che volete li prende sicuramente. Che emozioni trova il degustatore all'interno di questa bottiglia? Semplicemente che può gustare due regioni che sono in assoluto un'eccellenza nazionale, oserei dire europea e mondiale, per produzione di vino, cioè il Veneto e la Puglia. Mi dispiace per i puristi, perché questo è stato un vino molto criticato, perché qualcuno diceva l'Amarone è una cosa, l'altra è un'altra, non si mischiano mai, sai, questi puristi. Invece mischiandoli, che poi non è un mischio semplice, è un lavoro piuttosto complesso, funziona bene ed è un ottimo vino di due eccellenze, ripeto. I francesi sanno vendere meglio, l'aveva detto prima mio padre in un'intervista, ma noi siamo diventati più bravi. Io sono innamorato della Puglia, la ritengo una regione bellissima, potrebbe migliorare a livello di gestione del turismo, ma questo lo si dice da anni. Il governatore Emiliano è un grande personaggio, sta facendo un ottimo lavoro. È chiaro che 3 mesi particolari così li hanno sentiti tutti, però è una terra meravigliosa con un potenziale incredibile. Noi siamo la prima regione vinicola d'Italia, perché abbiamo 11 milioni di ettolitri e 52 vini a denominazione. Peraltro abbiamo un vignettino che è diventato il patrimonio dell'umanità, che sono i 13 comuni del Prosecco. E dico che bisogna investire tanto nel territorio. E poi il binomio prodotto-territorio, lo dice anche il movimento del turismo del vino, aumenta i fatturati del 15-20%. Quindi quando si vende identità all'interno della bottiglia, la strada è sempre spianata. I vini generici, i vini standard, i vini che comunque li puoi trovare in qualsiasi parte del mondo, non hanno futuro, soprattutto per un paese come l'Italia che vende identità. Una cosa, il Veneto è migliore della Puglia soltanto in un dettaglio. Nel bere, io ho bevuto con i pugliesi, ho bevuto con i veneti non hanno rivali in Europa e nel mondo. La gara con i veneti, con i pugliesi la vita. Esattamente. Si tratta di un esperimento enologico di grande profilo che crea una grande curiosità e mi auguro che sia un grande successo anche dal punto di vista economico. Bruno Vespa è geniale evidentemente non solo nel giornalismo ma anche nell'imprenditoria agricola e turistica, ha dato vita davvero a qualcosa di straordinario, e poi stasera ho avuto occasione di rincontrare, anche se a distanza, il presidente del Veneto, col quale durante nottate drammatiche in videoconferenza abbiamo consolidato un'amicizia
è un rispetto che prescinde da ogni collocazione politica e quindi mi sono anche commosso nel rivederlo di persona. Ecco, un momento adesso di rilancio, bisogna un attimo riflettere anche sullo sviluppo futuro. Cosa state facendo per l'agricoltura e per la viticoltura? Innanzitutto noi continueremo a lavorare per fare in modo che l'agricoltura possa diventare più facilmente anche industria, come è accaduto per il vino. Speriamo che la stessa cosa possa accadere anche per altri settori, a partire dall'olio, che diciamo è quello più prossimo ad una svolta di questo genere. È chiaro che quando i produttori diventano anche i soggetti che trasformano, preparano, imbottigliano e possibilmente commercializzano, diventano più forti, sono diciamo meno nelle mani di chi si limita stagione per stagione a fare un po' di speculazione a seconda di come va il raccolto, e questo li rende più forti. Certo, c'è però bisogno di una grande evoluzione. Il vino si vende in grandi ambienti, si vende in luoghi della bellezza, dove non ci possono essere abusi edilizi, non ci può essere sporcizia, non ci possono essere trascuratezze nelle manutenzioni, e tutto deve essere fatto in modo assolutamente garbato. Ci possiamo riuscire, sarà un lavoro lungo quello di rimettere a posto tutto, ma ce la faremo. L'amicizia ci unisce e soprattutto adesso anche il vino ci unisce. Io non so se lui ha copiato da me o io ho copiato da lui, ma abbiamo una passione per il vino che è veramente straordinaria ed è la cosa che mi colpisce, ma tanto, da parte di Bruno. Queste cose o le senti e le fai, o non le senti e non le farai mai, indipendentemente dalla gente che frequenti. L'augurio che rivolge? Bruno, mi raccomando, vendiamo la stessa quantità di vino, va bene? Io te lo auguro e so che tu me lo auguri. Buona l'idea comunque di questo abbinamento, di questo matrimonio uve del nord, con, o meglio vini del nord con il vino del sud, l'Amarone con il Primitivo, quindi due giganti che si uniscono. È stata una gran bella idea, mi sarebbe piaciuto averla io quell'idea, però mi sta bene che stia nelle mani di Bruno, nella mente di Bruno e in tutte le cose che Bruno farà. Al Bruno Vespa e al vino Terre Giunte e ai suoi padri, a Sandro Boscaini, grazie.